La più cordiale buonasera agli amici del basket sintonizzati. Sedicesima giornata del campionato nazionale di Serie B Old Well West, prima giornata del girone di ritorno. Pavia che parte con un match casalingo, Omnia che riceve la visita della trama rossa Vicenza. Vicenza che evoca ricordo sicuramente non positivo. Prima di campionato Pavia dominò largamente in terra vicentina, poi venne beffata sull'ultimo possesso sbagliando una rimessa e subendo canestro di Petrazzani a fil di sirena su una palla vagante, e arrivò una sconfitta che sicuramente non fece particolarmente bene al morale dei pavesi in avvio di un campionato nel quale comunque erano attesi ad un torneo ambizioso. Ora è passato un girone, Pavia è assestata al quinto posto con quindi una buona posizione in ottica di post season, a quota 18 punti, 9 vinte, 6 perse, reduce da due sconfitte consecutive, il derby con Vigevano e poi la sconfitta 89-80 a Bernareggio, quindi esigenza per la truppa di Pat Baldiraghi di tornare a ricevere il referto rosa. Vicenza che vive un momento piuttosto complicato, il cambio tecnico con la promozione del vice allenatore Andrea Bortoli non ha portato la scossa sperata e i vicentini hanno firmato Massimiliano Oldoini che prenderà ufficialmente in carico la squadra a partire da domani. Hanno poi subito l'infortunio di Pedrazzani firmando l'ex ala di Vigevano Simone Aromando, anche lui disponibile da domani quando dovrebbe appunto siglare il contratto con la Tramarossa. Tutto pronto per partire, Pavia schiera Venucci, Fazioli, Benedusi, Spatti e Michael Sacchettini, anche Pavia facce nuove, oltre a Michael Sacchettini che ha già debuttato nel match di Bernareggio. In settimana c'è stata la firma di Marco Torgano, un gradito ritorno quello dell'ala di Segrate. Diamo la buona serata a, come sempre, la nostra spalla, Fabio. Buonasera a tutti. Siamo pronti a partire, il quintetto invece scelto da coach Bortoli è Corral, top scorer del campionato con oltre 21 di media, lungo argentino di grande lusso. La sua spalla a presidiare il tabelloni è Crosato. Sul perimetro parte Brighi che ora va ad affrontare Venucci. Il numero 55 Cernivani e il numero 9 Capitan Montanari. Palla sotto per Michael Sacchettini che va ad attaccare la linea di fondo, però c'è il fallo in attacco per Sacchettini che usa il braccio interno in maniera illecita. Qui c'è la prima palla persa per Pavia. Sacchettini che ha debuttato in maniera convincente in quella di Bernareggio, mostrando comunque solidità a rimbalzo, solidità in difesa. Primo possesso per la Tramarossa, molto fuori Crosato, attende l'uscita di Capitan Montanari, cercherà di andare ad azionare Corral che viene perso da Sacchettini e sono i primi due per il top scorer del campionato e il primo vantaggio ospite. Fazioli che viene schierato in guardia, sappiamo le assenze di Pavia, Mamoture e Davide liberati, quindi Pavia sicuramente corta sul perimetro. Palla per Spatti, Benedusi che va ad attaccare il cambio difensivo e va a realizzare sul tentativo di recupero di Corral, quindi impattando a quota 2. È importante che Nicolò Benedusi riprenda confidenza in attacco dopo due partite piuttosto opache. Chiaro che Benedusi non è sicuramente un specialista in fase offensiva, ma non può neanche fare due partite consecutive senza segnare alcun punto. Palla persa di Corral, quindi recupero per Pavia. Tramarossa si è stata a 12 punti, è dodicesima, 6-9 il record della squadra vicentina, reduce da una sconfitta piuttosto pesante, 58-78 sul parquet casalingo contro la Juve Ferraroni Cremona. 7 secondi per chiudere il possesso, Venucci con 4 secondi va a affidare palla a Sacchettini che sarà costretto a forzare da 3 punti, tabellata, rimbalzo controllato da Corral. Partita che stenta a decollare. Ora aperto Montanari che spara tre punti, sbaglia, rimbalzo controllato da Fazioli. Montanari che va a occuparsi di Mattia Venucci che va da Fazioli, spalla canestro, Benedusi che lavora contro Montanari, fa un buon lavoro sul perno e va a prendere il contatto falloso. Fallo del numero 24
fallo fischiato all'ex playmaker di Lugo di Romagna, Antonio Brighi. Due tiri liberi a disposizione di Nicolò Benedusi, che ha approcciato in maniera sicuramente decisa in attacco. Va a realizzare Benedusi la prima esibizione in lunetta. Si allaccia la scarpa destra prima del secondo tentativo in lunetta. Primo vantaggio per l'Omnia, 8 minuti da giocare in questo primo quarto, 3-2. Un libero ancora a disposizione di Nicolò Benedusi. Che va a completare l'esibizione in lunetta. Quindi 4 punti tutti di Nicolò Benedusi per il primo vantaggio interno per i lupi di Pat Baldiraghi. Benedusi che sta lavorando forte su Stefano Cernivani, sicuramente uno dei poli offensivi più importanti di Vicenza. Cernivani va a forzare la penetrazione centrale, sbaglia, Pavia può andare in transizione, Benucci la spinge, va fino in fondo, trova il contatto falloso del numero 9 Montanari sull'attacco al ferro di Mattia Benucci. Due tiri liberi per il regista di San Vincenzo, quarto marcatore del campionato con oltre 17 punti a partita. Gli arbitri della contesa sono i signori Barbieri di Roma e Coraggio di Sora, in provincia di Frosinone, quindi coppia laziale. 2-2 per Benucci, 6-2 avanti l'Omnia. Omnia che alza la pressione difensiva. Cernivani che si occupa di superare la metà campo, marcato da capitano Benedusi. Cernivani per Corral che lavora dal palleggio, va a attaccare, scarica per Crosato che rifiuta la tripla, torna da Cernivani che prova invece l'innesco interno, c'è cioè il cambio difensivo, Crosato marcato da Sacchettini, la tripla di Brighi sbagliata, lavora però bene a rimbalzo capitano Montanari, ora tripla aperta di Cernivani che però la manda corta, rimbalzo controllato da Benedusi e va via che può andare in transizione, tiro da tre punti aperto per Fazioli, cortissimo. Vicenza può a sua volta andare in transizione, tiro a tre punti di Crosato che ha nelle corde questo genere di situazione, anzi spesso è abituato a tirare dalla lunghissima distanza, sbaglia, rimbalzo però c'è il buon lavoro di Montanari, c'è il fallo speso da Alessandro Spatti. Seguiamo questo possesso vicentino e poi coinvolgeremo Fabio Sacchi. Rimessa di Cernivani per Crosato, molto fuori, riapre per Brighi, l'uscita di Montanari, sfrutta il blocco di Corral, Corral che si apre, spara da tre punti, però sbagliato, rimbalzo lungo controllato dagli esterni di Pavia, c'è il tentativo di apertura di contropiede di Benedusi, sulla palla vagante, va Sacchettini, prende il contatto, falloso, fallo di Crosato, dopo che Benucci era stato chiuso con le maniere forti. Il coach vicentino che chiama una misteriosa infrazione di passi, francamente tutto tranne quello. L'utile libera a disposizione di Michael Sacchettini. Va per la prima e realizza. Sacchettini reduce da un ottimo 12-13 dalla linea della carità nel match di esordio. Va a realizzare la prima soluzione, va per il 2-2. 8-2 il margine di Pavia, noi andiamo da Fabio. A impostare adesso è Montanari che riceve palla da Crosato, aspetta l'uscita proprio dello stesso Crosato che consegna a Cernivani, la palla gira molto bene nell'attacco degli ospiti, ottimo l'assist, però si mangia due punti proprio Montanari e allora è Fazioli a spingere la transizione di Pavia sul blocco, palleggia destro e tiro di ottima, anzi di pregevole fattura per Filippo Fazioli sul blocco di Sacchettini. 10-2 in questo inizio di partita che ha visto un Omnia Pavia sbagliare molto probabilmente solo nella prima azione con Sacchettini che ha bucato l'anticipo, è stata poi perfetta in fase difensiva non facendo avvicinare sostanzialmente gli ospiti al ferro, costringendoli a tiri dalla lunga distanza, in particolare con Corral che è sì un grande giocatore ma ovviamente farlo giocare lontano da canestro è diverso che farlo giocare spalla canestro dove ha ottime percentuali da due punti. Dall'altra parte in fase offensiva Pavia viaggia con un 5-5 da due punti con Benedusi a 4-4 che è sicuramente stato il principale
attore di questi 10 punti pavesi, e poi dall'altra parte invece 1 su 4 e 0 su 2 le cifre per gli ospiti, con Corral tenuto appunto a soli 2 punti ed è l'unico che per ora ha segnato. Ottimo inizio dunque per Pavia, serviva questo inizio per poter proseguire la gara con più tranquillità. Ora però non bisogna abbassare la pressione che continua da parte di Pavia. Ora Venucci a marcare Brighi, il cambio vede Venucci su Cernivani, Corral però non gli riesce a consegnare il pallone, anzi riesce in questo momento, Cernivani attacca proprio lo stesso Venucci, palla sotto per Corral, tutto fatto molto bene e 2 punti per gli ospiti. Benedusi ora per Venucci, è una zona per gli ospiti, zona 2-3. Ora Benedusi sul blocco di Sacchettini, attacca ancora, lo scarico proprio per il lungo che scarica a sua volta per Spatti che è sfortunato nella conclusione. Ora è Brighi ad impostare l'azione offensiva, Montanari gli riconsegna il pallone, blocco di Crosato che riceve in questo momento, canestro che non viene realizzato. Allora Benedusi dall'altra parte con la penetrazione, 12-4, il Pavia che punisce subito l'errore degli ospiti, probabilmente c'era il canestro per un'interferenza ma gli arbitri non hanno chiamato nulla, allora i 2 punti sono andati a Pavia. Ora Corral che si apre da 3 punti, scheggia malapena il primo ferro, allora la palla è per Fazzioli che apre subito per Venedusi. Ora Pavia che sta muovendo molto bene il pallone, sta velocizzando anche le azioni, Venucci sul doppio blocco ritrova Sacchettini spalla canestro, Sacchettini che però non ha un buon controllo del pallone e spende quello che è il suo secondo fallo. Sacchettini, suo secondo fallo. 2 falli quindi spesi per il lungo pavese in questi 5 minuti, però buona la sua presenza sotto il tabellone. Adesso sarà Nasello a dargli il cambio, nel frattempo il coach degli ospiti, coach Bortoli, che si lamenta con gli arbitri per l'interferenza precedente. Crosato a rimettere palla, ancora pressione di Pavia che quasi recupera con Nasello, ad impostare è Brighi, numero 24 si affida alle mani sapienti di Corral, Cernivani aspetta l'uscita di Montanari, circolazione perimetrale, ancora Corral troppo lontano da canestro. Ora Brighi attaccherà in uno contro uno Venucci, ritrova ancora Corral, ma la difesa di Pavia è semplicemente perfetta e il fallo è proprio di Corral, fallo in attacco. Corral che protesta con gli arbitri, primo fallo per lui e bonus esaurito anche per gli ospiti. Ora è Venucci che, dopo aver preso una discreta botta dal numero 10 maglia nera, ad impostare, ancora zona per gli ospiti. Ora Benedusi da 3 punti aperto, sbaglia però la tripla e allora Fazzioli ferma però intelligentemente il contropiede, quello che sarebbe potuto essere una transizione ospite. Allora entra il numero 23 Conte ed esce il numero 55 Cernivani. Vicenza ancora sotto 4-12 in questo inizio di partita. Ora Brighi ad impostare, aspetta l'uscita di Montanari che riceve in questo momento, blocco di Corral che viene ritrovato sotto canestro, ma Benedusi fa ottima guardia, contropiede che fermato dal numero 9 Montanari, che però non fa fallo in un primo momento, fallo che viene fischiato in un secondo momento proprio su Fazzioli. Pallone a Pavia che sta facendo buona guardia in fase difensiva, in fase offensiva invece sta avendo qualche difficoltà in più ad attaccare la zona, anche se per ora il fatturato dice 12 punti in 6 minuti. Sì, adesso vediamo, prima Benedusi si è preso un tiro che assolutamente ci stava, quindi adesso vediamo, diciamo che non vogliamo essere troppo critici, abbiamo visto praticamente 2 possessi contro la zona. La cosa positiva è che
Spatti sta marcando bene Corral, sta mettendogli grande pressione e Pavia è riuscita a intasare l'area. Il fallo di sfondamento è arrivato nel momento in cui Corral si è trovato a ricevere e poi non ha potuto praticamente muoversi senza incorrere nello sfondo, quindi comunque è in precedenza. È stato poi bravo Benedusi ad andare sulla linea di passaggio per andare in anticipo. Pavia sta trovando come sempre dalla difesa anche quelle situazioni di transizione. Ora si allacciano Corral e Mazzoleni. Fallo fischiato, neanche a dirlo ovviamente, a Lander, cioè a Mazzoleni. Mazzoleni il suo primo fallo, esaudisce il bonus anche l'Omnia Pavia. 10 di vantaggio per l'Omnia, 14-4, 3-54 per andare alla prima sosta, rimessa in zona d'attacco per i biancorossi, oggi in maglia nera. Riceve il play di scorta Galipò, va ad attivare il collegamento con Corral, ancora buono l'innesco di Corral, lo abbiamo già visto in diverse situazioni con Corral che dal post basso poi cerca di premiare i tagli, ma anche in questo caso Conte non riesce a controllare il pallone. Arriva la palla persa in casa Tramarossa, è la seconda persa per Vicenza. Menucci supera la metà campo per Nasello, sul cubo dei cambi pronto a tornare Pippo Fazzioli. Mazzoleni va da Venucci, c'è la difesa d'anticipo di Galipò e ora cambio per Venucci, quindi sarà Fazzioli a schierarsi come regista. Venucci che ha preso il colpo al volto in precedenza in occasione dello sfondamento subito da Corral. Cambio anche per Vicenza la prossima occasione, quindi pronto sul cubo dei cambi Stefano Cernivani. Fazzioli riapre per Nasello, per Benedusi che mette palla per terra, per Spatti che attacca Corral, gli spara una soluzione da due punti in faccia. Due punti, erroneamente lo speaker canestro da tre punti, in realtà è canestro da due punti per Alessandro Spatti. Primi due punti per l'ala di Costa Volpino, palleggio, arresto, tiro e canestro di Conte. Rimangono 10 le lunghezze di margine per Pavia, ultimi tre giri di orologio che partono in questo momento. Fazzioli in angolo da Benedusi che si muove in palleggio, torna da Fazzioli che prende il blocco di Nasello. Fazzioli che attacca, si arresta, la conclusione in traffico sbagliata, rimbalzo controllato da Crosato. Galipò spinge la transizione, la ricezione di Crosato che affida palla a Brighi, cambio difensivo con infrazione non fischiata, palla per Crosato che in avvicinamento va a prendere contatto falloso. Fallo fischiato ad Alessandro Spatti, secondo fallo anche per Spatti. Cambio per Vicenza, fuori Brighi, dentro Cernivani. Due tiri liberi a disposizione del veterano Crosato, lungo di classe 1985, comunque giocatore di grande esperienza, di grande solidità, che viaggia a 8 punti e quasi 10 rimbalzi a partita, con un importante 41% a lunga distanza. Due per Enrico Crosato, 8 lunghezze di margine, ora Vicenza che allunga la pressione della propria difesa, uomo contro uomo con Galipò che affronta Fazzioli, Nasello l'end-off con Fazzioli, lo scarico per Mazzoleni che però ha una pessima idea, attacca dal palleggio ma va a sfondare, quindi arriva la palla persa per Mazzoleni ed è pronto sul cubo dei cambi Marco Torgano. Viene cambiato Mazzoleni, dentro Torgano che quindi debutta con la maglia di Omnia Pavia, un ritorno dopo che in estate si è sottoposto ad un intervento per sistemare un problema tendineo a entrambe le ginocchia. Ha ripreso, si è preparato da solo, poi si è aggregato a Desio per gli allenamenti, ora da un paio di settimane si è allenato con Pat Baldiraghi, ora è stato rifirmato dalla società di Gianni Perruscion. Palla nelle mani di Cernivani, ultimi due minuti da bruciare, Cernivani attacca dal palleggio, poi chiude, Crosato, tiro aperto da tre punti, è molto pericoloso, va a realizzare Crosato. Vicenza che fa la formichina e si riavvicina, 16-11, quindi 5 di margine. Fazzioli per Torgano, per Spatti il consegnato, Fazzioli dà un ottimo passaggio no look a Spatti che va a realizzare, quarto punto per l'ala bergamaschi, buona la giocata di Filippo Fazzioli. Crosato affrontato da Nasello mentre Spatti rimane stabilmente su Corral, Corral aperto da tre punti, il consegnato, la mezza ruota con Cernivani che va in angolo da
Crosato che spara da tre punti, questa volta sbaglia, rimbalzo controllato da Fazioli che riapre per Benedusi. Benedusi che lavora in palleggio, Torgano aperto in angolo, però rinuncia al tiro, torna da Fazioli, 16 secondi per completare il possesso. Torgano va da Nasello che sulle tacche si gioca l'uno contro uno, va al ferro, sbaglia ma conquista il rimbalzo d'attacco, sbaglia anche in traffico, arbitri che non fischiano nulla, quindi 0-2 per Nasello nel giro di un paio di secondi. Cernivani chiude il palleggio, va da Crosato. Crosato ancora aperto da tre punti, la finta che manda al bar, buona la riapertura per la tripla di Galipò che però sbaglia, il tapin di Corral che sbaglia però va a rimbalzo d'attacco, sbaglia ancora e ora c'è l'infrazione di campo con il tentativo di Galipò. Conte che si lamenta con i signori lamentando il fatto che non ci fosse possesso ma che fosse una palla avvelenata, una palla vagante. Comunque 38 secondi per chiudere il primo passo, 18 per Omnia, 11 per chi si chiude in difesa, cioè la trama rossa Vicenza che ora torna a chiamare la difesa faccia a faccia. Marco Torgano che si occupa delle operazioni di ripresa del gioco per Fazioli. C'è una discrepanza ovviamente tra il cronometro dei 24 e quello generale. Palla nei mani di Benedusi che va a spalle a canestro, costretto a forzare un servizio interno per Nasello, buono però il semigancio del lungo senese, per i due punti per Ferdinando Nasello, 9 di vantaggio per Pavia, 20-11. Ultimi 18 secondi in questo primo periodo, Galipò che si affida a Cernivani, si alza Corral per piazzare il blocco che viene sfruttato in questo momento, la rollata al ferro di Corral che però non viene premiata. Galipò con 4 secondi si arresta, va una soluzione a due punti, la sbaglia, rimbalzo controllato in coabitazione tra Benedusi e Nasello e si finisce con Pavia avanti di 9, 20-11. Pavia che comunque senza strafare, Fabio, è riuscita a mettere un discreto margine tra sei gli avversari, come sempre affidandosi a quella che è la certezza, cioè riuscendo a mettere comunque una buona pressione difensiva che ha garantito qualche situazione di transizione e comunque riuscita a difendere, a cercare di negare molto le ricezioni a Corral, rischiando qualcosa sugli altri. Sì, vabbè, lo ricordiamo sempre che Pavia è la terza difesa del campionato, ha soli un punto e due punti da quelle sopra, ovvero sia Bernareggio e Padova. E poi c'è da dire che coach Pat Baldiraghi ha fatto ruotare un po' tutti e Mattia Venucci, che è un po' il leader di questa squadra, ha giocato poco fino adesso, solamente 9 minuti, quindi non ha giocato tantissimo. C'è da dire che comunque è una Pavia, come diceva Paolo, che è riuscita a difendere bene, soprattutto su Corral, facendogli prendere tiri molto complicati, minutaggi probabilmente un po' particolari. E dicevamo appunto, Fenucci in realtà avrà giocato circa, sì e no, 4 minuti, anche perché poi è stato sostituito da Fazioli. Dicevamo di una Pavia che in attacco ha fatto un po' di fatica ad attaccare la zona proposta dagli ospiti e quindi senza strafare comunque è a più 9. Questo è sicuramente un buon segno per la troppa di Baldiraghi. Adesso vediamo come le squadre rientreranno in campo. Per quanto riguarda gli ospiti, resta in campo Galipò, il numero 5, che agirà nello spot di playmaker guardia. Il numero 23 è Conte, il numero 15 Rigon, che entra in campo per la prima volta, il numero 55 Cernivani e il numero 10 Corral, totem degli ospiti che gioca sempre tanto. Per quanto riguarda Pavia invece, Fazioli, Torgano, Benedusi, Dessì e Nasello. Dessì che fa anche lui il suo debutto nella partita. E ora Galipò ad impostare, aspetta l'uscita del numero 15 Rigon. Cernivani per Conte che attacca in uno contro uno Torgano, che fa però buona guardia, palla sotto proprio per Corral che sbaglia però l'appoggio a canestro. Allora a rimbalzo è Pavia che conquista la sfera, Fazioli ad impostare, aspetta l'uscita di Benedusi che arriva proprio in questo momento, esce Dessì, consegna palla a Nasello. Fazioli riceve in questo momento sul blocco di Nasello, scarico per Dessì che tenterà la tripla da tre punti, sbaglia però la conclusione, però Pavia ha costruito comunque bene
questa azione d'attacco. Cernivani sul blocco in transizione di Corral, scarico proprio per Rigon che da tre punti non punisce. Allora rimbalzo di Torgano e ritmi che Pavia abbassa volutamente. Fazioli per Nasello, spalla canestro contro Cernivani, lo scarico proprio per Marco Torgano, bomba di Marco Torgano al ritorno in maglia Pavia e forbice che si allarga sul 23-11. Adesso Cernivani sul blocco di Corral, scarico proprio per Rigon che non se la sente di tirare da lì. Allora Galipò, ancora Rigon che però viene letto, viene capito in anticipo da Benedusi che recupera il pallone, scarico ancora di Nasello per Torgano, seconda tripla e secondo bersaglio per Marco Torgano, 26-11. Adesso Pavia sta giocando sul velluto con un grande Marco Torgano. Cernivani per l'uscita di Conte che anche lui prova la tripla, non la realizza ed è proprio Marco Torgano a recuperare la sfera. Fazioli per Nasello che attacca in uno contro uno Corral e realizza di mano destra. Adesso Paolo Pavia sta giocando sul velluto, in particolar modo con Marco Torgano che ha aperto un po' la scatola per quanto riguarda la difesa ospite. Sì, 8-0 il break interno, due triple di Torgano e questo viaggio al ferro di Nasello. Sono delle situazioni che Pavia deve sfruttare, per esempio Nasello-Corral ovviamente è un accoppiamento e in attacco, come Naso ha appena dimostrato, dal punto di vista della rapidità ovviamente non c'è corsa. Nasello potrebbe soffrire qualcosa, ha cercato di difendere in anticipo, a negare la ricezione a Corral, ma in attacco ovviamente deve cercare di metterlo in difficoltà di attaccarlo. Per quanto riguarda Torgano, ovviamente è un'addizione che potrà avere un peso specifico sicuramente importante. In questo momento, senza Momo Touré e con Liberati indisponibile, Pavia rischiava di essere fin troppo prevedibile o comunque poco pericolosa dal perimetro. L'addizione di Torgano è l'addizione di un giocatore che da tre punti ha sempre fatto canestro in tutta la sua carriera cestistica, soprattutto quando è piazzato con i piedi per terra, quindi comunque ci piace sottolineare anche la garra che capitano Nicola Benedusi, dopo due partite sicuramente sottotono, sta mettendo in questo match. Abbiamo visto molto molto presente su ogni linea di passaggio, anche su ogni situazione di rimbalzo lungo. Pavia chiaramente nel momento in cui può correre può trovare anche spaziature molto efficaci come quelle che hanno portato alle due triple in fila di Marco Torgano, che in questi due minuti ha due triple e due rimbalzi, quindi sicuramente impatto importante. Ora ancora Benedusi che va a aggredire e c'è la palla persa da Galipò, il recupero di capitano Nicolò Benedusi, davvero con la specialità della casa, quindi la difesa davvero a tutto cuore del capitano. 28 per chi attacca, 11 per chi si difende con questo recupero per Benedusi, è il secondo recupero in questo match. Torgano con palla in mano, vada De Sì, Nasello che classica smazzata a premiare il classico taglio backdoor di Pippo Fazioli, situazione che vediamo almeno 1-2 volte a partita, questo tipo di situazione. Pavia che tocca quota 30, quindi parziale di 10-0 aperto set in questi due minuti e mezzo di gioco. 30-11, questo quintetto atipico sta mettendo comunque grande pressione. Ora Cernivani che va a prendersi un canestro di classe dal palleggio per chiudere a 10-0 il break interno. Palla alle mani di Ferdinando Nasello, va da Benedusi che prende il blocco di De Sì, attacca Cernivali che è piuttosto pigro in difesa e va a spendere fallo dopo essere battuto, dopo essere stato battuto dall'ex giocatore di Omegna. Doppio cambio chiamato dalla panca vicentina, torna capitano Montanari, torna anche il numero 24 Brighi, vanno a sedersi Corral e Galipò. Riposo anche per Nicolò Benedusi. Torna sul parquet Mattia Venucci, Nicolò Benedusi che va in panca con 6 punti, 3 su 3 da 2, 2 su 2 in lunetta, 2 rimbalzi e 2 palle recuperate. Palle mani di Mattia Venucci che attacca il ferro, scarica per Fazioli, l'extra pass di tocco per la tripla aperta di Nasello che sbaglia, rimbalzo controllato da Cernivani. Una mezza idea di sparare da 3 in transizione, affida invece a Brighi che va a realizzare da tre punti in transizione. Mini break di
5-0 per Vicenza, 30 per chi attacca, 16 per chi si difende. Torgano con palla in mano, va da Fazioli. Giannivani che si stampa sul blocco di Dessì, da due punti sbaglia Fazioli. Vicenza che può attaccare in sovrannumero. Brighi spinge la transizione, c'è il rientro difensivo di Pavia e la difesa di Fazioli che comunque non riesce ad arginare il canestro di atletismo di Gianmarco Conte. E su questo 7-0 ospite c'è il rapido e pronto minuto di sospensione chiamato da Pat Baldiraghi, ovviamente parziale di Pavia contro mini controparziale di Vicenza, ma l'importante è comunque Pavia prenda delle soluzioni sempre comunque logiche e bilanciate in attacco. Forse ecco in questo caso il primissimo appunto che possiamo fare a Pavia è stato un po' pigra nella transizione difensiva, Fabio. Sì, Baldiraghi non vuole lasciare nulla di intentato e ferma subito la partita. È una Pavia che in questo caso, cioè, non gli si possono dare molte colpe. Unica colpa è il fatto di aver fatto correre gli ospiti che ne hanno approfittato subito. I 5 punti sono arrivati tutti contropiede, uno è stata una tripla del numero 24 Brighe, poi Conte ha appoggiato a canestro, quindi Pavia non deve assolutamente far correre Vicenza, anche perché a difesa schierata Vicenza sta facendo davvero fatica ad attaccare la difesa pavese. In attacco comunque Pavia ha trovato buone soluzioni e deve continuare così. Adesso pressione proprio di Vicenza che cerca un po' di recuperare il pallone, ma Pavia è molto brava a destreggiarsi, anche perché ci sono in campo due playmaker, ovvero sia Fazioli e Venucci. È proprio Venucci con la palla in mano. Nasello per Dessì, ancora palla a Venucci, scarico per Fazioli che attacca in uno contro uno. Lo scarico era buono, l'idea era buona, ma prende quasi piede, prende quasi il piede di Dessì. La palla comunque rimane a Pavia che avrà 4 secondi per concludere l'azione. Venucci alla rimessa, blocco di Torgano per Dessì che poi si apre, riceve però Fazioli, infrazione di passi da parte di Filippo Fazioli che molto probabilmente ha strisciato col piede destro, ma prima c'era un contatto che gli arbitri non hanno sanzionato. Allora Brighi adesso ad impostare sulla difesa di Venucci. Giannivani riceve sul blocco di Crosato che ritrova aperto da tre punti, lo scarico proprio per Conte che attacca in uno contro uno, si mette spalle a canestro, il taglio di Brighi di Crosato letto molto bene da Marco Torgano che ha avuto un impatto sulla partita veramente clamoroso, da applausi sia in fase offensiva che in fase difensiva. Adesso rimessa per Pavia con Fazioli che si affiderà a Venucci, ecco che riceve in questo momento, chiama lo schema a mano, riceve Fazioli che si affida ad Essi. Torgano sul perimetro, aspetta l'uscita di Venucci, blocco di Nasello. Venucci non sfrutta il blocco, sfrutta in un secondo momento quello di Dessì che ritrova sotto canestro. Dessì in uno contro uno, spalla canestro, sbaglia il tiro, Torgano non riesce a correggere, allora è Cernivani ad impostare una nuova azione offensiva per Vicenza. Tiro da tre punti in transizione, scheggia il primo ferro, ma il rimbalzo è degli ospiti con Crosato e fallo del numero 8 Dessì. Stiamo vedendo per ora un Venucci ecumenico, come si suol dire, sta passando molto il pallone, sta cercando molto i compagni per farli entrare un po' tutti in ritmo. Rientra Benedusi che sostituisce Fazioli. 30-18 quando mancano 5 minuti alla fine di questo secondo periodo. È una Pavia che si è bloccata a quota 30. Ora il numero 9 Montanari sfida in uno contro uno Dessì che fa buona guardia, Torgano battuto da Conte che cerca di appoggiarsi al tabellone, sbaglia ma è Crosato a prendere l'imbalzo offensivo ed infatti Baldiraghi ricorre subito a Michael Sacchettini. Esce Ferdinando Nasello, secondo fallo di squadra per Pavia e due tiri liberi a disposizione per Crosato. Crosato
Crosato che sbaglia la prima conclusione a cronometro fermo. E allora rimangono 12 le lunghezze di vantaggio di Pavia. Vediamo se riuscirà a diminuire lo svantaggio il numero 34 in maglia nera. Ed è così, 19-30, 1 su 2 per lui. E pressione ancora da parte degli ospiti. Riceve De Sì che si affida ancora a Venucci. Col brivido quando mancava un secondo allo scadere degli 8 secondi. Uscita di Togano che sfrutta il blocco di Sacchettini. Circolazione che premia la tripla. Cioè premia Venucci che spara da tre punti. Primo tiro, primo canestro per lui. Ottima la circolazione di palla. E ottimo anche l'assist di Nicolas De Sì. Brighi ad impostare. Attacca in uno contro uno Venucci. Scarico per Montanari che ci prova anche lui dalla lunga distanza. Errore per lui. E Benedusi che lotta come un leone. Palla a due però, dicono gli arbitri. Ecco Paolo, adesso si è tra virgolette svegliato anche Venucci che, come ricordavamo in precedenza, ha tentato di coinvolgere molti compagni nella prima fase di gara. Sì, Venucci è un giocatore ovviamente maturo. Innanzitutto questi primi tempi a volte un po' soft gli sono abituati. Venucci è un giocatore abituato a talmente tanta classe, talmente tanto senso, timing della pallacanestro, che davvero molto spesso osserva quelle che possono essere le scelte della difesa, le scelte sui pick and roll, per poi diventare protagonista quando la partita entra nel vivo. In questo caso poi è evidente il tentativo di mettere comunque in ritmo i compagni. Pavia sta attaccando bene, sta lavorando bene di squadra, sta trovando praticamente fatturato da tutti, quindi Venucci assolutamente non è un giocatore egoista, non è un giocatore da statistiche, quindi ben volentieri ha lavorato per i compagni. Si è preso il tiro nel momento in cui davvero era necessario prenderselo. 35-19, 3-59 per andare all'interno intervallo. Intanto, come al solito, la linea del Pallavizza non supporta, quindi le statistiche faticano ad essere aggiornate. In questo momento finalmente sono arrivate. Ora Venucci avrebbe una mezza idea di sparare la seconda tripla, poi rinuncia, prova con il no look per Sacchettini, c'è però l'intercetto di Crosato, quindi il recupero per la Tramarossa che torna in attacco. Si prende una tripla fuori dai giochi, Brighi la sbaglia. Molto generoso Crosato, ma arriva la seconda stoppata di Michael Sacchettini, giocatore che sicuramente ha incrementato la possibilità di intimidazione di Pavia in mezzo all'area. Quindi recupero per Michael che ha fatto ancora una volta la voce grossa. Parziale in questo secondo periodo dice 15-8 per i pavesi. Ricordiamo che sono partiti con quell'ottimo 10-0 nei primi 2 minuti e mezzo in questo secondo periodo. Venucci palla in mano, marcato da Brighi, supera la metà campo, c'è l'uscita di Benedusi che mette palla per terra, attacca, c'è però il buon recupero difensivo di Crosato. Palla persa per il capitano pavese, transizione per Vicenza, si arresta e sbaglia però da tre punti Brighi. Rimbalzo controllato da Benedusi, ora Venucci che fa un sombrero e manda a vuoto il tentativo di anticipo della difesa ospite. Ora attacca col crossover, aperto De Sì da tre punti, sbaglia Dex che in questo momento non è sicuramente in grande fiducia, ma il tiro assolutamente ci stava. Pavia che non punisce in attacco. E ora Crosato, ora mismatch clamoroso con Corral marcato da Benedusi. Corral che però torna fuori da Cernivani. Cernivani fa una cosa a metà fra il tiro e un lob per innescare Corral, viene fuori una bruttura. Venucci si arresta sul blocco di De Sì, va da Sacchettini che si prende la soluzione da due punti, la manda corta. C'è il tocco di Brighi, quindi rimessa in zona d'attacco per Pavia. Aldiraghi che invita i suoi alla pazienza, a cercare di variare il dentro fuori. Rimessa in zona d'attacco per Pavia, 12 secondi per chiudere il possesso. C'è lo stagger per l'uscita di Torgano che taglia in questo momento. Si apre e consegna l'end off tra De Sì e Venucci. Venucci che va in angolo da Torgano, terza tripla e 3 su 3 per Marco Torgano. Toghi caldissimo,
caldissimo in questa sua riapparizione al Pala Ravezza, 38-19 con 9 per l'ala di Segrate. Rosato che riceve sulle tacche, scarica per Corral che mette palla per terra, attacca Sacchettini, scarica per Cernivani, aperto da tre punti con l'ausilio del ferro, va a realizzare. Ora cambio difensivo per la Trama Rossa, viene chiamata la panca vicentina, nuovamente la zona fronte pari, 38-22 avanti Pavia. Benedusi che prende il blocco di Sacchettini, riapre per Venucci che si butta dentro, va in traffico, va a una soluzione complicata, la sbaglia. Il tap out di Sacchettini che però non viene controllato dai compagni. Cernivani con spazio, anche Brighi con molto spazio. Alta tripla comoda che viene concessa a Venezia. Valdiraghi guarda perplesso e si arrabbia giustamente. 38 perché attacca, 24 perché si difende. Ultimo minuto, 1:13 da giocare in per andare all'intervallo. Venucci affida palla a Sacchettini, nel traffico cala la mannaia, in questo caso quella del numero 23 Gianmarco Conte, anzi fallo fischiato a Crosato, secondo fallo per il numero 4 vicentino. Trama Rossa che esaurisce in questo momento il bonus, quindi ci sarà rimessa per l'ultima volta. Rimessa Benedusi, la ricezione di Mattia Venucci. Venucci che vuole andare da Benedusi, che può attaccare spalla canestro Cernivani. C'è il raddoppio, il giro e tiro di Benedusi che sbaglia. Rimbalzo controllato da Crosato. Benedusi che vorrebbe un fischio, non è arrivato. Ultimo giro di orologio. Palleggio, arresto tiro di Crosato che sbaglia. Rimbalzo catturato da Marco Torgano. Terzo rimbalzo per l'ex giocatore di Urania Milano e Omegna. Ora solita grande smazzata di qualità di Venucci per premiare il taglio di Sacchettini. Su lui c'è il fallo speso dalla difesa ospite. Terzo fallo per Crosato. Due liberi a disposizione di Michael Sacchettini, l'ex giocatore dell'Eurobasket Roma. Per il momento quota 4. Cambio chiamato dopo il terzo fallo di Crosato. C'è il numero 13 Gianesini che andrà a giocarsi questi ultimi 39 secondi prima dell'intervallo. Cambio anche per Pat Baldiraghi, dentro Fazioli per Benedusi. Tiri liberi a disposizione di Michael Sacchettini. Sacchettini che va a realizzare 3-3 per il lungo di Borgomanero, 39-24, l'ampia forbice di margine per Pavia. 4-4 per Sacchettini che conferma mano estremamente educata dalla linea della carità. 40-24, il vantaggio ampio per Pavia. Brighi che chiama il blocco di Corral, va a sparare frontale da tre punti, va a realizzare. Vicenza che sta cercando di tenersi vagamente in scia, suon di triple. 40-27, 13 di vantaggio per Pavia, ultimi 18 secondi, vediamo quale sarà la scelta. C'è il blocco alto di Sacchettini, il palleggio insistito di Venucci che andrà ad attaccare per trovare poi uno scarico, l'uscita di Corral fallosa. Evidente, inutile che il numero 10 si lamenti, ha evidentemente spostato il corpo con un'ancata, ha colpito Benedusi. Quindi due tiri liberi a 8 secondi dalla fine per Mattia Venucci, che va per il sesto punto. Per Diego Corral il secondo fallo in questo match. Venucci che va per il 2 su 2, quindi sono 7 per Mattia Venucci, 8 secondi, Crosato che si fa, Conte che si fa tutto il campo, palla vagante, torna in possesso, sbaglia, si chiude qui, 42-27, quindi margine di ottima sicurezza per un Omnia che nel secondo tempo ha piazzato un poderoso 22-17 con buon impatto comunque delle seconde linee, in particolare con un sontuoso impatto di Marco Torgano, 9 punti con 3 su 3 da 3 punti. Prima di chiudere il collegamento andiamo a recuperare quelle che sono le cifre finali. Sono 6 di Fazioli, 4 di Nasello, 6 anche per Benedusi, 7 di Venucci, 9 di Torgano, 4 di Spatti, 6 per Sacchettini. Per quanto riguarda gli ospiti sono 5 di Cernivani,
Scrivani, 9 di Brighi, 4 di Conte, 6 di Crosato, 4 di Corral. Diamo appuntamento alla ripresa del gioco. Di nuovo in collegamento con il Pallaravizza, intervallo con buon vantaggio per Omnia 42-27. Partita Fabio che comunque sta andando su quelli che sono i binari che Pavia gradisce, è riuscito a trovare senza necessità di straordinari da parte di Mattia Venucci, ma appunto è riuscito a trovare una buona partita collettiva con un'addizione importante, perché è un Torgano che firma in settimana e nel secondo quarto comunque si presenta con il 100% da tre punti, è indubbiamente tanta roba. Sì, si può definire una vera e propria squadra Pavia, che ha giocato molto bene, come dicevi tu, collettivamente in attacco, e in fase difensiva non ha fatto correre troppo gli avversari, che hanno segnato qualche bomba in più ma solamente in una transizione e poi un po' anche fortunosamente, se così vogliamo definirle, e hanno tenuto un Corral a 4 punti, lui che viaggia a più di 20 di media. Bisognerà vedere se Pavia riuscirà a mantenere questa intensità difensiva in difesa e se riuscirà a mantenere le ottime, le buone percentuali in attacco, perché comunque sta viaggiando con 13-21. Valdiraghi poi si è concesso anche molte rotazioni, quindi sicuramente anche dal punto di vista della gestione delle energie fisiche è un primo tempo soddisfacente per quanto riguarda anche il piano tattico per il coach Pavese. Tutto pronto, primo possesso per la Tramarossa, Montanari per Brighi, Pavia che si ripresenta con Venucci, Fazioli, Benedusi e i due lunghi sono Spatti e Nasello. Cerivani mette palla per terra, attacca, torna fuori, scarica per Corral, aperto da tre punti, e la difesa di Pavia si è persa. Corral, che appunto oltre a essere top scorer del campionato, una mano molto morbida dalla lunga, malgrado la stazza, e nel momento in cui può caricare con tutta calma è chiaro che può essere pericoloso. Quindi 12 di margine per Pavia, 42-30. Fazioli aperto da tre punti, anzi da due punti, canestro per il playmaker trevigiano, 8 punti per lui. Brighi con palla in mano, va da Crosato, marcato da Nasello, il consegnato di Cernivani e Corral. Corral che ora rolla, c'è il rientro difensivo di Spatti. Sul cambio difensivo c'è però la tripla aperta di Montanari, che però sbaglia, e il ultimo tocco è di Corral, quindi laterale per Pavia. Va agli archivi il primo minuto di gioco, 14 di margine per l'Omnia Pavia, che è tornata a riproporre il quintetto d'inizio gara con l'eccezione di Nasello per Michael Sacchettini. Due falli per Sacchettini, due per Mazzoleni, due per Spatti e due anche per Nicolas Dessì nelle file pavesi, tre per Crosato, tre per Montanari per quanto riguarda la Tramarossa. Palla sotto per Spatti, una finta, andrà ad attaccare la linea di fondo, lo scarico per Nasello che è costretto a inventarsi una preghiera che addirittura finisce oltre il sostegno del canestro. Vicenza che ripropone un possesso offensivo, palla alle mani di Brighi, c'è l'uscita di Capitan Montanari, l'uscita di Cernivani. Montanari che prende il blocco di Corral, va ad attaccare, poi scarica fuori per Corral che mette palla per terra, l'extra pass di Corral per la tripla di Montanari che sbaglia, però ottimo lavoro a rimbalzo d'attacco di Corral che affida palla in angolo a Brighi che sbaglia da tre punti, ancora va forte a rimbalzo Crosato e va a realizzare. 8 punti per Crosato, sono 12 di margine per Pavia, e ora Vicenza che va nuovamente a chiamare la zona fronte pari, 2-3 per Vicenza. Fazioli sull'uscita forte di Montanari, naso aperto da tre punti, viene battezzato e va a sbagliare dalla lunga, un tiro che comunque ci sta. Riparte la Tramarossa, Cernivani dal palleggio, si prende una tripla, la sbaglia Crosato che questa volta viene tagliato fuori da Spatti. Pavia che può ripartire con Fazioli, attacca in ritmo, Benedosi chiude il palleggio, affida Spatti, una mezza idea di partire, attaccare Montanari, c'è però il buon rientro difensivo per il capitano veneziano.
Benucci affida a Nasello che batte ovviamente in rapidità Corral che non può tenere Nasello in queste situazioni di attacco al ferro dinamico. 46 a 32 avanti Pavia, 7 minuti e 10 da giocare nel terzo periodo. Montanari si muove in palleggio, va da Cernivani per Crosato che vorrebbe andare dentro da Corral. Buona la difesa d'anticipo di Alessandro Spatti per negare la ricezione al Gaucho. Montanari, evidente l'infrazione di passi che non viene invece sanzionata. Cernivani ha scivolato ampiamente, ha pattinato sul piede perno, poi è andato a realizzare 6 punti per l'ex giocatore di Valsesia. 12 di margine per Pavia. Benedusi che ribalta il lato, Fazioli fa saltare l'avversario, si prende una soluzione da 2 punti, la sbaglia, rimbalzo controllato da Crosato. Cernivani che va a attaccare Benedusi, c'è la buona difesa di Benedusi però fallosa, giudicata dai signori in grigio laziali, quindi buono il canestro e libero addizionale per portare Vicenza al di sotto delle 10 lunghezze di gap. 46 a 36 dice il tabellone, con Cernivani che ha deciso di prendere in mano le sorti dell'attacco. 4-7 il parziale, va a realizzare completando il gioco da 2 punti, 9 per lui, da 2 più 1, 46 per chi attacca, 37 per chi si difende. 4-10 il break esterno, palla nelle mani di Mattia Venucci per Nasello, si va da Fazioli, circolazione per linee esterne, ora si va ad attivare il collegamento con il pitturato, ribaltamento di Nasello per Venucci, per Fazioli che si prende una buona penetrazione, si prende però la stoppata di Corral. 3 secondi per chiudere il possesso per l'Omnia. Benedusi per Fazioli, per Venucci costretto ad inventare una parabola, sbaglia, rimbalzo controllato da Crosato che sta spazzolando qualsiasi cosa sotto il cristallo veneto. Ora la rollata al ferro di Corral, buona difesa però di Spatti che costringe Corral ad una difficile conclusione in sottomano reverse. Venucci aperto, va ad attaccare in slalom il centro del pitturato, sbaglia, in traffico, rimbalzo controllato da Montanari. Su di lui va a accoppiarsi difensivamente Nasello. Ora strano mismatch, Crosato marcato da Fazioli, si va sotto da Corral, c'è il fallo fischiato a Spatti, terzo fallo per Alessandro Spatti. 5 e 24 da giocare, c'è il minuto di sospensione chiamato da Baldiraghi. Mi sembra opportuna la scelta del coach pavese per cercare in qualche modo di fermare l'inerzia che è tutta vicentina. Pavia che ha approcciato con un po' di pigrizia, mentre Vicenza è riuscita a chiudere bene l'area. Crosato ha spazzolato i tabelloni e in attacco è entrato in ritmo Cernivani, che è un giocatore comunque pericoloso, capace comunque di prendersi tanti tiri dal palleggio. Sì, Pavia ha perso un po' lo smalto in fase offensiva, ci sono stati un paio di errori di Venucci, vabbè, il primo allo scadere dei 24, quello è stato più che altro un errore di Fazzoli che non ha tirato subito. Adesso Cernivani, come ricordava Paolo, è giunto a 4-9 e sta prendendo proprio per mano i suoi, e ora punteggio che dice 46-37, meno 9 per una Vicenza che non sta giocando assolutamente bene, e al contrario Pavia sembrava potesse dare l'allungo decisivo in questa terza frazione, invece in questi primi 5 minuti il parziale dice 10-4 e Pavia deve ricominciare da zero, ricominciare a giocare. Una Pavia che sta giocando ancora con 2-4 sostanzialmente, ovvero sia Spatti e Nasello, mentre dall'altra parte rimangono in campo Corral e il numero 34 Crosato. Ora riceve proprio Brighi sul blocco di Corral che riceve sotto canestro, passaggio dietro la schiena ben fatto, fallo di Spatti ed è il quarto. Entra Sacchettini al suo posto e fallo tecnico a Spatti che finisce qui la sua partita. C'è il quarto fallo di Spatti e fallo tecnico ancora Spatti che esce per 5. Spatti esce quindi per 5 falli. Adesso questa potrebbe essere una svolta nella partita. Nel frattempo Cernivani realizza il tiro libero
per il fallo tecnico a Spatti, e ora invece saranno due tiri liberi per Crosato, quindi continua ad avvicinarsi la squadra ospite, con Crosato che avrà altre due opportunità a cronometro fermo per ridurre nuovamente il gap. Crosato però sbaglia il primo dei due tiri liberi. Infatti credo il tecnico dovrebbe averlo preso la panchina, però, perché era in panchina. Crosato che sbaglia anche il secondo, quindi 0 su 2 pesantissimo per il numero 34 in maglia nera. Ora Venucci si affida a Benedusi, scambiano i due, ancora Venucci che tiene lontano Brighi, poi l'assist bellissimo per Sacchettini, altri due punti per lui, 8 punti e assist come al solito preciso di Mattia Venucci. Brighi per Corral che finta il tiro, si avvicina a canestro, lascia andare via una lacrima molto morbida, e altri due punti per Corral. Ora Venucci ad impostare, ancora zona per Vicenza, una solita 2-3. Sacchettini si affida a Venucci che attacca in uno contro uno. Fazioli sarà costretto a forzare allo scadere dei 24, ne mancano 4 secondi. Palleggia adesso tiro di Filippo Fazioli che però sbaglia la conclusione. Allora gli ospiti con Brighi possono ridurre ancora il gap. Montanari, ancora Brighi, blocco di Corral, lo sfrutta Brighi, cambio difensivo, Nasello sta molto bene contro di lui. Ora Corral riceve spalla canestro contro Benedusi, si avvicina e realizza altri due punti. Meno 6 per Vicenza che adesso sta mettendo un po' sotto una Pavia un po' disattenta in questo frangente, che ha sbagliato troppe conclusioni. Ora Venucci sul blocco di Sacchettini, passo e tiro e fallo finalmente fischiato ai danni del numero 10 Corral. Ora primo fallo per Vicenza che adesso sulla chiamata del suo coach si metterà a uomo. Nel frattempo rientra Marco Torgano, esce Filippo Fazioli. Ora Marco Torgano servirà molto a Pavia per punire sugli scarichi. Ritorna però, come dicevamo, a uomo Vicenza, riceve Benedusi sul blocco di Sacchettini, palleggia adesso tiro di Nicolò Benedusi che sbaglia però, e allora il rimbalzo è di Brighi che fatica a controllarlo. Infatti la palla ritorna sostanzialmente a Benedusi. Torgano ancora aperto da tre punti, altra tripla questa volta sul secondo ferro, ma rimbalza ancora di Pavia. Venucci aspetta il blocco di Sacchettini che ritrova sotto canestro, anzi trova Nasello, passo e tiro anche di Nasello, anche questo fuori misura, e ora Corral, fallo proprio dello stesso Nasello, frustrato per l'errore precedente al tiro. 48-42 quando mancano 3 minuti alla fine di questo terzo periodo. La curva di Pavia che si fa sentire, perché ora si va in lunetta visto che i padroni di casa hanno esaurito il bonus proprio con questo fallo di Ferdinando Nasello. Tiri liberi per Corral che lascia lì un altro punto. Ora sono 3 gli errori negli ultimi 2 minuti a cronometro fermo, che non diventano 4 perché Corral segna il secondo dei due tiri liberi, e ancora pressione da parte di Vicenza. Un tentativo di raddoppio che non va a buon fine, esce Marco Torgano e riceve in questo momento sul blocco di Sacchettini. Nasello per Benedusi, ancora Sacchettini spalla canestro, chiude però il palleggio e deve affidarsi a Venucci che dovrà forzare allo scadere dei 24. Venucci sbaglia da 3 punti, e allora altra occasione per gli ospiti per ridurre il gap. Ora che dice ora 5 punti. Montanari da 3 punti sbaglia, però disattenta la retroguardia difensiva pavese che concede un extra possesso agli avversari. Ancora Montanari che batte Torgano che è costretto a spendere fallo. Allora Pavia ha perso lo smalto dei primi due periodi. Primo fallo per Torgano, come ricorda lo speaker. Ora due tiri liberi per Montanari.
Montanari fermo ancora a 4-0, sbagliato diversi tiri dalla lunga distanza, non fallisce il primo tentativo dalla lunetta. Punteggio che dice 44-48. Sbaglia il secondo dei due tiri liberi a sua disposizione e allora Pavia imposta con Venucci. Nasello ancora su una zona, sulla zona 2-3 degli ospiti, che tanto ha fatto male a Pavia. Nasello però la batte ma sbaglia ancora un rigore e ora lancio lungo per Corral, questa volta sbagliato. Ora Paolo, Pavia sta facendo davvero fatica ad attaccare questa zona che poi in parte si adegua a uomo da parte degli ospiti. Sì, Pavia si è un po' impigrita, c'è stato un po', sicuramente un po' di nervosismo in seguito anche appunto all'uscita per falli di Spatti. Ora Pavia deve trovare delle buone letture in attacco per tornare a fatturare con pazienza. Ora vediamo il pick and roll tra Venucci e Spatti, la riapertura, l'attacco al ferro di Nasello che va a sbagliare ancora una volta, vero, nell'area dei 3 secondi. È chiaro che Vicenza ha alzato il muro a centimetri, a fisicità, però Pavia ha sbagliato troppo. Parziale è 6-17 in questo terzo periodo. Pavia che sembrava ottimamente avviata probabilmente ha un attimino abbassato il tasso di intensità del suo gioco. Ora c'è la posizione interna di Sacchettini che non viene premiata, si torna da Benedusi, tripla importante di Venucci che sbaglia. Pavia che davvero non riesce più a far canestro e Vicenza che è tornata molto vicina. Ora Cernivani ha aperto da 3 punti e va a realizzare, meno uno, clamoroso meno uno, 48-47, 1-10 da giocare. Vicenza ha perfezionato un terzo periodo davvero da cinema. Benedosi con palla in mano, Torgano va da Nasello, vediamo se Nasello ribalta per Benedosi che attacca il ferro, prende il contatto di Montanari. Solo il secondo fallo fischiato a Vicenza in questo terzo quarto. Secondo fallo di squadra Vicenza, cambio. 20-6 il parziale che sorride agli ospiti, davvero molto molto strano, uno che Pavia prenda 20 punti in un quarto, in particolar modo che li prenda in casa. Torgano riceve, va da Venucci che chiude il palleggio, torna da Nasello, va sotto da Sacchettini, si giocherà uno contro uno, prende il fallo di Corrale, va a realizzare Michael Sacchettini, canestro davvero pesante quello di Sacchettini, con possibilità il quarto fallo per Diego Corral. Ottavo punto per Sacchettini che va per il nono, quindi completa il gioco da 3 punti, quindi ridà 4 di margine per Pavia che entra nell'ultimo giro di orologio in questo terzo periodo, avanti 51-47. Brighi col palleggio assistito, l'uscita di Cernivani, Torgano che va vicino all'anticipo difensivo su Conte, Conte che andrà a attaccare, prende il blocco di Corral, prende il centro area, c'è il raddoppio difensivo, c'è un tiro corto che viene catturato a rimbalzo da Corral che pianta le tende nell'area dei 3 secondi. Pavia che riesce a recuperare, c'è il fallo di Cernivani non sanzionato a metà campo su Benedusi, piuttosto evidente, arbitri che fanno finta di niente. Venucci con palla in mano, va sotto la Sacchettini, fallo, in questo caso non viene convalidato, fallo in effetti prima del tiro, quindi in questo caso è corretta la valutazione arbitrale, non era corretta la precedente, è stato fallo di Cernivani sul palleggio di Mattia Venucci. Secondo fallo, cambio del Villarreal, la Vicenza, Giorgio Gallipò. Gallipò dentro per Vicenza, va a accomodarsi Corral per questi ultimi 5 secondi difensivi per Vicenza. Benedusi si occupa della rimessa, l'uscita di Venucci marcato da Gallipò, Venucci che si butta dentro, la camerierata sbaglia, rimbalzo offensivo di Nasello che non riesce a correggere. Finisce qui 51-47, quindi una partita che sembrava comunque con un discreto margine per una gestione è tornata pienamente in equilibrio con questo secondo periodo da 9-20.
Per Pavia sono 9 di Torgano, 6 di Nasello, 6 di Benedusi, 7 di Venucci, 8 di Fazzioli, 11 di Sacchettini, 4 di Spatti. Per Vicenza sono 13 di Cernivani, 4 di Conte, 9 di Brighi, 1 di Montanari, 8 di Crosato, 12 di Corral. Pavia che improvvisamente ha finito di fare canestro, in particolare 4-14 da 3 punti, e ha perso sicuramente ritmo nell'attacco alla zona, innervosendosi poi nel finale, finendo poi per forzare qualcosa di troppo. E ora c'è una partita da rivincere, una partita da rimettere in nuovamente in carreggiata. Anche il pubblico di Pavia, che deve sicuramente farsi sentire, è rimasto abbastanza silente in tutto questo rientro poderoso dei vicentini, che sono aggrappati indubbiamente ad un buon terzo quarto di Stefano Cernivani, aggrappandosi anche comunque al lavoro scuro efficace di Crosato a rimbalzo, già 10 carambole per Crosato, e comunque a qualche zampata di classe di Diego Corral, che ha messo 8 punti in questo terzo periodo. Ora possesso di Pavia, che deve sicuramente approcciare questo quarto periodo con occhio di tigre. Aldiraghi sceglie Venucci, Benedusi, Torgano, Sacchettini e De Sì. Quindi con Benedusi numero 2, Torgano numero 3 e De Sì e Sacchettini a giocare come nei pressi del pitturato. Il palleggio De Sì, il consegnato per Benedusi, il buon innesco interno di Benedusi su De Sì, c'è un contatto, non viene fischiato nulla. Venezia che può partire questo quarto periodo con un recupero. La tripla di Brighi che sbaglia, ovviamente ora Vicenza è sicuramente in gas, il rimbalzo catturato da Torgano, palla alle mani di Benedusi che va fuori da Sacchettini. Ora è un quarto periodo in cui Benucci ora rinuncia a un tiro da 2 punti e affida Sacchettini, che mette la prima bomba in maglia Omnia. Fondamentale, 6 punti fondamentali di Michael Sacchettini, che dimostra di essere giocatore con attributi per ridare 7 di margine all'Omnia, 5-4, 4-7. Ora Benucci che deve andare necessariamente più aggressivo su Cernivani, Brighi che lavora in palleggio, una finta, chiude il palleggio e si prende la stoppata di Sacchettini. Quindi 3 giocate di grande sostanza per Michael Sacchettini, che lancia un urlo all'indirizzo dei tifosi, dà la carica al pubblico di casa. Davvero canestro con fallo, bomba e stoppata per dare l'abbrivio, per mostrare che Pavia vuol cambiare faccia in questo quarto periodo. Minuto di sospensione chiamato dalla trama rossa, 14 per Sacchettini. ...4-5 da 2 punti, 1-2 da 3 punti e 5-5 in lunetta per il lungo di Pat Baldiraghi. Si riprende dopo il time out, 54 Pavia, 47 Vicenza. 8-57 per andare ai titoli di coda. Ora rimessa in zona d'attacco con 4 secondi per la trama rossa. Andiamo. Lo stagger dei due lunghi, per invece la finta di stagger, e va Crosato nei pressi del cristallo a sbagliare. Rimbalzo d'attacco, Conte che attacca, affida a Galipò, aperto da 3 punti, e Galipò va a realizzare. 54-50, quindi Vicenza che tiene l'elastico molto molto stretto. Benucci con palla in mano per De Sì, si va da Benedusi. Pavia ora con pazienza deve tornare a fatturare in attacco. Torgano da 3 punti
dal palleggio, sbaglia. Vede tornare ad avere una buona fluidità, un buon ritmo offensivo che si è un po' smarrito per strada. Conte ora attacca De Sì in avvicinamento a canestro, sbaglia, rimbalzo controllato da Sacchettini. 8 minuti e 12. Benedusi con palla in mano, Sacchettini va da Mattia Venucci che ha spazio, prende il pick and roll con Sacchettini, affida un pallone, buon movimento di Sacchettini che va a realizzare un gran canestro girando sul perno, 16 per Sacchettini che è diventato davvero un fattore offensivo di grande importanza. Cernivali riceve in questo momento, Benedusi chiude l'anticipo di Sacchettini, altra giocata di grande importanza di Michael, affida pallone a Venucci che va a attaccare il ferro, va a realizzare 58-50, anche in questo caso contatto non sanzionato, e per la serie proteggiamo i giocatori tecnici e favoriamo lo spettacolo. Questa è l'interpretazione dei signori in grigio planati qui dal Lazio. Crosato aperto da tre punti, necessario che De Sì esca, Galippo viene sfidato nuovamente al tiro e va nuovamente a realizzare, bravo lui, 58-53, quindi 5 di margine con 2-2 dall'arco dei 6-75 per Galippo. Palleggio insistito di Venucci per De Sì, per Benedusi, Sacchettini, ora Venucci aperto da tre punti, la palla che gira sul ferro ed esce, rimbalzo controllato da Corral, rarissimo l'errore di Mattia con così tanto spazio. Galippo che va per il 3-3 su 3, sbaglia sul rimbalzo in attacco, c'è la stoppata ancora una volta di Sacchettini, c'è la rimessa in zona d'attacco per Vicenza, cambio fuori Cernivani, torna sul parquet Montanari, 12 secondi per completare il possesso per la trama rossa, sotto di 5, 6-42 per andare ai titoli di coda. Corral fuori, marcato da Sacchettini, Galippo, l'uscita di Conte, il cambio difensivo, l'uscita di Corral, Sacchettini in ritardo, Corral però perdona, ma rimbalzo in attacco di Galippo, palla che finisce misteriosamente a Corral, l'arbitro che non fischiano nulla, c'è la rimessa per Pavia probabilmente, Corral va a realizzare 3 di vantaggio, un possesso pieno di vantaggio per Pavia. Pavia deve stare attenta a non innervosirsi sulle chiamate o sulle mancate chiamate arbitrali. Venucci prende il blocco di Sacchettini che ora torna a bloccare. De Sì che attacca il ferro, va corto e sbaglia. Rimbalzo controllato da Corral. 5-57, Vicenza con la palla in mano per il pareggio. Conte attacca il ferro, la virata, chiude il palleggio, va da Corral che spara una mattonata da tre punti. Montanari che non controlla il rimbalzo, cambio per Baldiraghi, dentro Nasello, credo uscirà De Sì. Sì. 5-46 alla fine, partita che si è fatta drammatica, sportivamente drammatica, partita che sembrava appunto abbastanza in controllo, ma chiaramente mancavano ancora due quarti, Pavia a smesso di giocare con l'intensità che le è propria e poi in questo momento c'è Venucci che non riesce a rientrare nella partita. Ora ovviamente lo abbiamo chiamato, ci aspettiamo giocate di classe dal nostro fuori categoria. Palla per Benedusi, lo step back da tre punti che sbaglia, rimbalzo controllato da Crosato. 5-26, Vicenza che riparte, Crosato che affida palla a Conte che stende il blocco di Corral, Benedusi che rimane con lui, buona difesa di Benedusi, costringe a un tiro difficile il numero 23 ospite che sbaglia, parte Venucci, c'è il fallo a metà campo, tecnico a Baldiraghi che chiedeva il fallo antisportivo. Taglio per Torgano all'arcata sopraccigliare, francamente il metro arbitrale è poco convincente. Perché Torgano quindi che va in panchina,
tiro libero a disposizione di Montanari per ridurre la forbice. Montanari che realizza 58-56 ora. Rimessa per Omni a Pavia. Pavia che deve stare, cercare di non innervosirsi. Venucci con palla in mano, ultimi 5 minuti. Pavia deve giocare con la testa, con la testa. Pare le mani di Nicolò Benedusi per Sacchettini. Affida a Fazioli che ha rilevato Torgano. Venucci che prende il blocco di Sacchettini, affida palla per una tripla importante che Fazioli sbaglia. Tocca Corral, non controlla, quindi rimessa per Pavia. 4:50 per terminare, 2 di margine per Omnia. Benedusi alla rimessa, l'uscita di Venucci, sul quale lavora con grande pressione Galipò. Venucci che va ad attaccare spalle a canestro. Ora c'è la palla persa, Galipò recupera, possibilità di transizione. Corral che sfrutta il mismatch e va a impattare, marcato da Fazioli. 16 per Corral, 58 pari, 4-31. Venezia che torna a pareggiare dopo una vita. Fazioli con palla in mano. Nasello per Venucci. Affida palla a Nasello, si torna da Venucci che attacca, subisce il contatto. Molto evidente. Arriva la fischiata arbitrale. Quinto fallo per Montanari. Coach ospite che ha addirittura il coraggio di lamentarsi dopo che Venucci è stato sistematicamente brutalizzato dalla difesa di Vicenza. Ci sono due tiri liberi a disposizione di Mattia. Francamente è sempre bello vedere queste cose. Venucci che va a realizzare a cronometro fermo, Pavia che torna avanti di uno. ...2-2 per Venucci, 60-58, 11 per Mattia Venucci, 2 di vantaggio per Pavia, ultimi 4 minuti da giocare. Palla nelle mani di Crosato, ma Pavia deve tornare a incidere in difesa. Corral perso la Sacchettini, fuori per Galipò che torna da Corral, c'è la palla persa. Pavia che è riuscita a difendere, mettere pressione su Galipò che finora ha fatto una super partita. Due punti di vantaggio, palla in mano per i lupi di Pat Baldiraghi, 3:54. Venucci va da Fazioli, pugno la chiamata del regista toscano che prende il blocco di Nasello, tripla importante che scheggia il primo ferro, Sacchettini che non riesce a controllare e c'è il contropiede incluso da Corral. 60 pari, 3:36. Corral che si è trovato esterno, quindi a prendersi un vantaggio in contropiede. Ricezione interna di Nasello che va per il sottomano, lo sbaglia. Buono comunque sempre l'ingombro della Tonnara da parte di Vicenza, Pavia che sta facendo molta fatica a trovare Pertugi nell'area dei 3 secondi. Il palleggio di Cernivani, Vicenza con la palla in mano per il sorpasso. Brighi, il cambio difensivo di Nasello. Brighi che va a attaccare il ferro, sbaglia. E c'è il fallo fischiato a Corral. Quinto fallo per Corral che ha spinto a rimbalzo. Quinto fallo per il capocannoniere del campionato. Minuto di sospensione chiamato dalla trama rossa. Pubblico pavese che pretendeva un fallo tecnico per coach Vicentino. Fabio, una partita che davvero si è complicata dannatamente per Pavia. Pavia che ha perso ritmo, sta sicuramente scontando la giornata di scarsa ispirazione offensiva del suo leader, cioè di Mattia Venucci, che tira 3 su 11. Vicenza brava sicuramente a intasare l'area, a far sentire i chili, l'esperienza, il mestiere di due lunghi come Corral e Crosato.
Pavia adesso deve riuscire comunque davvero a portare a casa a tutti i costi questi due punti che hanno un peso specifico enorme. Sì, questi due punti sicuramente non devono essere lasciati per strada, come peraltro è successo nella gara d'andata. Adesso Corrale è uscito per 5 falli, lui che aveva segnato solo 4 punti nei primi due periodi e che adesso è quota 18, e quindi ha fatto il vuoto sia in fase offensiva che in fase difensiva. Pavia invece deve tornare a giocare come sostanzialmente sa fare, ha trovato un grande interprete, ovvero sia Sacchettini, adesso anche Venucci deve salire di colpi, così come tutta la squadra del resto. Vedremo se Pavia senza più Corral, con il solo Crosato, andrà a cercare inneschi interni. Vicenza che prova ad allungare a tutto campo la pressione, sempre zona ovviamente la scelta difensiva che ha indubbiamente pagato dei buoni dividendi per la panca veneta. Nasello, vediamo se Pavia riuscirà ad andare sotto. Sacchettini attacca, va da Fazioli, sotto per Sacchettini, c'è però l'intercetto di Conte, quindi la palla persa, quindi nulla di fatto. Pavia che non è riuscita ad andare a sfruttare la superiorità fisica nei pressi dell'anello. Conte che va per l'appoggio, sbaglia, rimbalzo controllato da Nasello, Pavia ora può spingere in transizione, Venucci che parte, subisce il fallo di Brighi. Vicenza che va in bonus sulla rimessa in attacco, la panca vicentina chiama l'accoppiamento uomo contro uomo. La ricezione di, che c'è ancora zona, quindi Venucci con palla in mano, va a Sacchettini, l'end off con Venucci che si muove, si prende una soluzione da due punti che con l'aiuto del ferro va a baciare la retina. Due di vantaggio per Pavia, ultimi due giri di orologio, 62-60. Dalipò si butta dentro, c'è il fallo in attacco di Cernivani che manda per le terre Venucci. Necessario asciugare il parquet dopo la caduta di Mattia Venucci. Possesso offensivo prossimo davvero di grandissima importanza, perché sarebbe fondamentale comunque mettere più di un possesso di margine rispetto ai vicentini, proprio per dare anche uno scossone dal punto di vista morale, perché indubbiamente la perdita di Corral è stata una notizia non certo positiva per la Tramarossa. Rimessa di Venucci per Fazioli, ultimi due minuti che partono in questo momento davvero di un match drammatico per questo incipit di girone di ritorno. Venucci, il palleggio insistito, il consegnato per Benedusi che si prende una soluzione da due cortissima, però a rimbalzo va Crosato, 1:47, due di margine per Pavia che si deve chiudere in difesa, deve necessariamente trovare una buona difesa. Galipò per Crosato, molto lontano da canestro, si muove Galipò, spazio per lui che va da tre punti, sbaglia, la palla termina oltre il sostegno del canestro. Galipò che era partito con un 2-2, ora è stato nuovamente sfidato da tre punti. Fazioli è passato dietro il blocco, è andata bene a Pavia. 1:30 da giocare per andare a chiudere questo match. Benedusi che supera la metà campo, va da Nasello, il consegnato per Venucci, vediamo quale sarà la chiamata di Venucci. Il doppio blocco, sceglie di andare tripla importante per Fazioli che sbaglia anche questa, ma rimbalzo fondamentale catturato da Nasello e possesso addizionare per l'Omnia. Si entra nell'ultimo minuto, Venucci che si butta dentro, si prende una soluzione a due punti e va a realizzare canestro di clamorosa importanza di Mattia. 4 di margine per Pavia, 58 secondi. Calipò col palleggio prolungato, va da Brighi, l'uscita di Sacchettini, aperto Crosato che fa saltare Michael e mette la tripla. Errore di Sacchettini perché doveva stare con lui, e sono 1 di vantaggio per Pavia, 46 secondi. 64-63 con questa tripla di Crosato, giocatore che fa canestro nei momenti importanti, di grande affidabilità, di grande personalità. 37 per andare alla sirena, 13 secondi, Vicenza che è in bonus, quindi vediamo se Pavia andrà a cercare un fallo. Benedusi apertissimo a tre punti, importante, va a realizzare la tripla di Benedusi,
tripla che pesa un macigno, 67 a 63. I muscoli del capitano, per citare una famosa canzone di Francesco De Gregori. Tripla fondamentale a 26 secondi dalla fine, con 3 metri di spazio. Benedusi ha dato un calcio metaforico alla crisi e ha messo questo canestro pesantissimo. Pesantissimo anche perché era 0 su... Ah no, aveva, era 0 su 2, quindi prima tripla bersaglio per lui. Da sottolineare anche, come hai precedentemente fatto tu, il canestro davvero incredibile di Mattia Venucci, buttandosi indietro dopo il blocco, dopo aver sfruttato il blocco, cosa che aveva già fatto nel possesso precedente. Adesso Pavia non deve assolutamente fare, permettere agli avversari di segnare da 3 punti, magari piuttosto fargli andare in penetrazione, fargli fare 2 punti e poi farsi fare fallo in modo tale da... Io direi assolutamente che abbiamo, non siamo in bonus, quindi abbiamo la possibilità tatticamente di interrompere spendendoci dei falli, quindi credo che in questo minuto di sospensione, ovviamente Baldiraghi lo abbia sottolineato, abbiamo falli da spendere, quindi possibilità potenzialmente di non farli quasi tirare. Diamo la scelta, Cianivani in palleggio, Conte viene concesso un tiro a 3 punti sbagliato, rimbalzo di Galipò che si butta dentro, nessuno che spende fallo, però Galipò che perde palla perché va a cercare di ribaltare il lato ma va in, a superare la linea, quindi con 13 secondi 67 a 63. Quasi fatta questa partita davvero di grande sofferenza, ora fallo su Mattia Venucci che ne ha prese veramente tante, veramente tante. Secondi 56 centesimi per andare all'intervallo. Vicenza comunque squadra rognosa, per Pavia indubbiamente all'andata sorpassò in volata e portò a casa 2 punti quasi insperati, e oggi davvero fino all'ultimo minuto di gioco ci ha creato una marea di grattacapi. Venucci sbaglia la prima soluzione a cronometro fermo. Va a realizzare il secondo, 5 di vantaggio, 6-8, 6-3, 12 secondi, ripeto, Pavia che avrebbe falli da spendere, non li spende. Conte che va dentro ora, fallo antisportivo a Sacchettini, davvero, davvero, chiamata vessatoria se ce n'è una, chiamata vessatoria se ce n'è una, quindi liberi e rimessa, pazzesco, però dobbiamo sottolineare il fatto che Pavia con possibilità di fare fallo non abbia fatto fallo prima, onestamente, sembra incredibile. Conte sbaglia il primo tiro libero. Va a realizzare il secondo, 4 di vantaggio per Pavia, 5 secondi e rimessa, ora... secondi, c'è il tiro da 3 punti di Cernivani che va a realizzare da 2 punti, 68 a 66, e ora arriva l'antisportivo anche per Vicenza di Crosato. Un secondo, lunetta per Nicolò Benedosi che va a realizzare un possesso pieno di margine per Pavia, 69 a 66, un secondo alla fine e chiude qua Benedosi, 70 a 66, possesso palla per Pavia. Strappata davvero con le unghie e coi denti questa vittoria,
Sacchettini sulla sirena, sbaglia, finisce qui 70-66. Omnia Pavia che si prende il primo referto rosa del 2020. Andiamo a riepilogare quelli che sono i fatturati individuali. Per Pavia sono 8 di Fazzioli, 6 di Nasello, 11 di Benedusi, 16 di Venucci, 9 di Torgano, 16 di Sacchettini, 4 di Spatti. Per la trama rossa sono 18 di Corral, 3 di Galipò, 18 di Cernivani, 2 per Montanari, 9 per Brighi, 11 per Crosato, 5 per Conte. La più cordiale buona serata da Paolo Rappoccio e da Fabio Sacchi. Appuntamento per gli amanti della pallacanestro, per il prossimo match interno di Omnia sarà big match contro la Antenone Energia Padova, mentre per la truppa di Pat Baldiraghi il prossimo impegno sarà la trasferta in quel di Mestre.